È una visita del tutto particolare, con una squadra, una compagnia meglio del tutto particolare, quella che vi proponiamo quest'oggi al Parco Faunistico di Spor Maggiore. Spor Maggiore è un ameno paesino molto interessante che si trova a circa 700 metri sul livello del mare, dista circa 25 km dalla città di Trento e affacciato sulla Valle di Non, un paese che con il parco faunistico rispecchia un po' quella che è l'area alpina. Soprattutto lo fa con la flora e con la fauna. Ci sono specie di animali interessanti che richiamano, come vedete, molta attenzione, molto interesse da parte delle famiglie, ma non solo. Qui scopriremo con tutti questi bambini, ci sono anche le mamme, delle specie particolari come l'orso, come il lupo, come la lince, ma anche molte altre. E allora vi presento subito la squadra, iniziando da Leonardo. Tu? Nicole. Con Nicole, poi abbiamo Carlotta. Pietro. Abbiamo una mamma che si chiama Tiziana. Tiziana, poi abbiamo un'altra mamma Manuela. E il bambino si chiama Jacopo. Abbiamo altri bambini Caterina. E la tua sorellina come si chiama? Arianna. Poi abbiamo un'altra mamma Cinzia. E abbiamo Cinzia. Insomma, con questa bellissima compagnia entriamo al Parco Faunistico di Spor Maggiore, perché è una giornata particolare, quella che vi faremo vivere quest'oggi. Bambini, venite, la porta è di là. Ma abbiamo anche un'altra mamma che ci eravamo dimenticati. Venga, signora. Una zia, invece. È una zia in questo caso. Le zie sono sempre le preferite. La zia si chiama? Aileen. E il bambino? Lo dice la zia? Christopher. Christopher, guardate che bella compagnia. Andiamo dentro perché conosciamo il presidente Andrea Marcolla, che ci racconterà un po' la storia del parco. Poi abbiamo degli esperti, che invece risponderanno alle vostre domande. Bambini, siete pronti con qualche domanda? Sì. Siete pronti con le domande? Sì. Sono pronti anche tu? Sì. E anche tu? Sì. Allora, domande sull'orso, sul lupo, sulla lince, sul gatto selvatico, su tante specie che incontriamo qui al Parco Faunistico di Spor Maggiore. Bambini e mamme, avanti, andiamo! Siamo entrati al Parco Faunistico di Spor Maggiore con questa allegra compagnia, dalle voci argentine come solo i bambini sanno avere. Venite bambini, venite mamme, fermatevi qui perché abbiamo incontrato Andrea Marcolla, che è presidente del parco. Con lui naturalmente facciamo una breve introduzione sulla storia del parco. Avete domande da fare, presidente? Per il momento ancora no. Loro sono interessati solo agli animali, agli animali come l'orso, il lupo, la lince. Allora, presidente, la storia del parco. Salve a tutti, buongiorno. Allora, il parco nasce nel 1994 come posto di recupero per gli orsi che si trovavano nei recinti di Goccia d'Oro e Sardegna. Poi successivamente il comune di Spor Maggiore ha deciso di creare quello che è il Parco Faunistico di Spor Maggiore e introdurre nuove specie di carnivori e quindi creare un parco dedicato ai carnivori delle Alpi. Oggi cosa incontreremo in questo parco? Oggi ovviamente incontreremo l'orso, il lupo, la lince, la volpe, il gatto selvatico e una fattoria didattica. Fattoria didattica, siete interessati alla fattoria didattica? Sì. Anche tu? Sì. Sono interessatissimi, eh? Ma dopo c'è anche una merenda? Sì, certo, verrà offerta una merenda a tutti i bambini. Ecco, siete contenti? Sì. Contenti per la merenda. Allora, le mamme anche così si tolgono un pochino di lavoro quest'oggi. Allora, la prima tappa dove la facciamo, presidente? La prima tappa la facciamo dall'orso. Siete contenti? Sì. Avete paura dell'orso? No. Nessuna paura dell'orso. I bambini piccoli, tu? Io no, perché sono del gruppo orsi a scuola. Ecco, sa tutto, Jacopo sa ormai tutto, ok? Allora, presidente, qualche altra occasione per arrivare al parco? Qualche possibilità per le famiglie, visite guidate? Sì, certo, abbiamo organizzato con il nostro staff delle visite guidate ad hoc. Se qualcuno è interessato non deve far altro che contattarci. Anche per le scuole vengono organizzate dei laboratori per i bambini e delle visite.
chi incontreremo che ci illustrerà le caratteristiche degli animali del parco lungo questo tragitto? Lungo il tragitto incontreremo Maria Cecilia Zeni, che ci parlerà di quello, la fattoria didattica, e Nicola Zanon, il nostro personale per la cura degli animali. Allora, Nicola e Maria Cecilia, preparatevi, si sono nascosti come gli animali? Si sono nascosti, sì, li incontreremo lungo il percorso. Li incontreremo lungo il percorso, allora andiamo, destinazione Orso, mi raccomando, in silenzio, piano piano. Avete visto quanta attenzione per quest'orso? E allora con Nicola, che è l'esperto del parco faunistico di Spormaggiore, mentre i bambini e le mamme continuano a guardare l'orso, andiamo a scoprire le abitudini del plantigrado. Allora Nicola, non disturbiamo i nostri amici, non disturbiamo l'orso, non disturbiamo i bambini e le mamme. Allora raccontaci un po' le abitudini dell'orso. Come si chiama quest'orso? Quest'orso qua che vediamo si chiama Cleo, è sorella dell'altra orsa che c'è all'interno dell'area, che invece si chiama Cora. Sono entrambe nate nel 1996 a San Romedio, perciò anche qui vicino, e sono state portate qua nel 1999, quando avevano 3 anni, ossia una volta finito lo svezzamento da parte della madre, quando sono diventate adulte, che potevano essere appunto autonome. Abbiamo visto che le hai richiamate con le mele. Esatto, sì, sono molto golose delle mele, del miele soprattutto. Cerchiamo infatti di dargli le in dosi un po' controllate, perché non essendo che facciano un movimento estremamente abbondante all'interno dell'area, dobbiamo un po' regolare la loro dieta. Quanto è larga l'area dove sono custodite le orse? L'area in cui vivono è circa 5.000 metri quadrati, una buona superficie, diciamo, tutta una porzione di bosco recintata appunto di 5.000 metri quadrati. Appunto. L'inverno naturalmente vanno in letargo. Esattamente, noi cerchiamo di preparare al meglio possibile le tane che sono posizionate in fondo al recinto, dopodiché loro passano solitamente l'estate a scavarne alcune proprio per loro, e fin tanto che non si rovinano, non cadono quelle, le usano. Ecco, le abitudini dell'orso, sappiamo che ci sono col progetto Life Ursus gli orsi in Trentino, e naturalmente Spormaggiore è una zona dove gli orsi sono presenti anche in libertà, ma parliamo delle abitudini, un animale notturno, un animale che se non disturbato non disturba. Esatto, è un animale per lo più notturno, appunto, le sue abitudini, le attività le svolge per lo più la notte per non essere appunto disturbato e per non fare incontri spiacevoli anche per noi da un certo punto di vista, però appunto durante il giorno tende invece a riposare all'interno della boscaglia dove non è appunto disturbato e può essere riposare tranquillo. Dopodiché invece la notte comincia il suo percorso, essendo un animale anche abbastanza abitudinario, tende a fare più o meno gli stessi spostamenti dove sa di trovare cibo, acqua e un riparo, comunque essere al sicuro anche dalle persone. Ecco, Nicola, vieni con me perché vediamo se questi bambini... Allora, bambini e mamme, chi di voi vuol fare una domanda a Nicola, chi è l'esperto? Allora, Jacopo, che domanda vuoi fare? Ma come hanno fatto a prenderlo l'orso? Come hanno fatto a prendere questo orso? Io ero piccolino, non me lo ricordo molto bene, però credo comunque sia che fossero degli orsi abbastanza, essendo già nati in cattività, sono riusciti a chiuderli all'interno di una gabbia, a narcotizzarli e a procedere poi al trasferimento qua nella nostra zona, nella nostra area. Altre domande? Chi vuole fare una domanda? Sapete tu? Caterina vieni, vuoi fare? Sapete tutto dell'orso? A scuola vanno spiegato tutto? Allora, tu cosa vuoi chiedere, qualcosa sull'orso? Ti fa paura l'orso? No, non gli fa paura. Allora, Nicola, c'è qualcos'altro da aggiungere? Riguardo queste orse, diciamo non molto, appunto bisogna essere pazienti per riuscire ad osservarle, perché comunque sì, anche loro avendo abitudini notturne la mattinata soprattutto la passano anche a riposare, però con un po' di pazienza appunto si riescono ad osservare anche all'interno dell'area, un po' a scoprire quelli che sono i segreti di questa comunque bellissima specie a mio parere, che
tende, arricchisce molto l'ambiente. Sicuramente questa è la specie di punta, senza nulla togliere alle altre, del parco faunistico qui a Spromaggiore. Diciamo sì che è un po' la peculiarità del parco, anche perché è il primo animale che è stato inserito all'interno dell'area e per molti anni è rimasto anche l'unico. È nata appunto per sottolineare l'importanza dell'orso e che ha all'interno dell'ambiente, e quindi sì, comunque è un animale anche abbastanza sconosciuto, diciamo, per il resto d'Italia, quindi tende appunto a incuriosire anche. Ecco, so che Carlotta voleva fare una domanda sul letargo. Quanto dura il letargo, vero? Volevi chiedere? Sì. Ecco, quanto dura il letargo dell'orso? Il letargo dipende un po' anche dalle condizioni climatiche. Solitamente comunque inizia con le nevicate di dicembre, quando la neve e le temperature sono molto basse. Quindi loro entrano all'interno di questo stato di letargo, che non è un vero e proprio sonno continuo, perché sono comunque svegli all'interno durante l'inverno, danno la luce ai piccoli, perciò non è proprio un sonno profondo. E dura solitamente fino a marzo, poi dipende da inverno a inverno, in base a quelle precipitazioni nevose che ci sono state, le temperature comunque che ci sono anche in quella primavera, però comunque sia solitamente intorno a marzo, più o meno come periodo. Bambini, facciamo una deroga? Facciamo una deroga alle abitudini dell'orso? Di solito non danno tante mele all'orso, gliele diamo quelle che ha in mano Nicola? Sì? Gliele diamo? Gliele diamo? Sì. Gliele diamo, allora. Diamo da mangiare, Nicola. Tutte le mele, tutte le mele. Tutte, tutte, tutte. Gliele diamo tutte? Sì! Tutte le mele, Nicola. L'orso abbiamo visto desta grande interesse, ma torniamo con il presidente Andrea Marcolla qui al Parco Faunistico di Spormaggiore. È vero che qui avete custodito l'orso più vecchio d'Europa? Sì, avevamo Bell, l'orso più vecchio d'Europa, che purtroppo è deceduto a 46 anni, 2 anni fa. Allora, adesso dove ci porti? Adesso andiamo a visitare il recinto delle linci, dove ospitiamo 3 esemplari di lince famose, andate anche su Striscia la Notizia. E perché? Perché erano tenute in cattive condizioni in un recinto privato, e allora la forestale ci ha chiesto di ospitarle qui a Spormaggiore. Ecco, vedete i parchi cosa servono anche. Ci sono dei privati che magari così, per un gusto esotico, vogliono degli animali, poi sono costretti a tenerli in cattività in spazi ristretti, e allora, quando gli animali ormai non ce la fanno più, intervengono le istituzioni e i parchi ospitano questi animali. Bambini, mamme, andiamo, perché andiamo a vedere le linci. Dall'orso alla lince, che è un animale che desta molto molto interesse. La vediamo là, e siamo con Cecilia. Venite bambini, guardate, guardate, l'avete vista? Preparatevi le domande, mi raccomando, venite, venite, guardate. Allora, con Cecilia, subito Cecilia, raccontaci la storia di questa lince. Quante linci ci sono? Allora, qui nel parco ci sono 3 linci, sono i 2 genitori con il figlio, sono arrivati nel 2013, e erano tenute in un recinto non appropriato da un privato di 80 metri quadri, un posto assolutamente indisponibile per loro, e quindi noi le abbiamo ospitate, abbiamo creato questa zona di 1500 metri, il più naturale possibile per loro, e adesso si trovano molto bene. Quali sono le caratteristiche della lince, che è un animale che esisteva una volta qui nelle Alpi? Sì, 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 era qui in questo territorio, sono dei felini, sono praticamente come dei gattoni grandi. E sono... Cosa mangiano? Voleva chiedercelo Leonardo. Vieni qui Leonardo, vieni, vieni, guarda la telecamera. Allora, che domanda vuoi fare l'aria sulla lince? Che cosa mangia la lince? Allora, cosa mangia la lince? Allora, le linci sono carnivore, quindi mangiano solo carne. C'è qualcun altro che vuole fare una domanda? Jacopo. Ma quanto pesano le linci? Che domanda intelligente. Quanto pesano le linci? A vederle così, chi prova a indovinare? Secondo voi quanto possono pesare? Quanto può pesare una lince secondo te? Guardatela bene. Vi lascio 3 secondi, guardatela.
Quanto può pesare una lince? Ecco, quanto può pesare? 10, 15? 15. Quanto? 30. 30 kg è un po' troppo. Quanto può pesare una lince? Non valgono i suggerimenti, eh? Allora, le mamme, vieni qui. Quanto può pesare secondo lei la lince? Penso sui 20 kg. 20 kg. Un'altra mamma? 25. 20. Allora, 15, 20, 25, 30. Chi ha indovinato? Ci sono andati molto vicini, pesa 20 kg. 20 kg una lince. Esattamente. Allora, desta molto interesse qui al parco quando arrivano i visitatori? Sì, perché è un animale particolare che si vede poco, e in natura ormai si vede raramente, e quindi quando arrivano e si vedono questo bel felino molto agile, piace molto. Piace molto. Allora, noi ringraziamo Cecilia, bravi bambini, e andiamo a continuare il nostro itinerario qui all'interno del parco faunistico di Spormaggiore. Bambini, guardate le linci. Abbiamo visto che la lince ha destato grandissimo interesse, Andrea. Venite bambini, venite mamme, venite che andiamo adesso, un'altra sorpresa, vero? Sì, adesso andiamo a visitare il lupo. Il lupo è un animale che sta destando grande attenzione questi giorni. Sì, anche qua in Trentino sta destando parecchia attenzione. Noi ospitiamo 10 esemplari, 8 nati l'anno scorso, qua presso il parco di Spormaggiore. Un animale molto curioso, mi dico. Sì, molto curioso, è attratto dalle persone, almeno qui quelli in cattività, diciamo, mentre in natura sono tendenzialmente più schivi e tendono ad allontanarsi dall'uomo. Allora andiamo a vedere i lupi. Venite bambini. Questo è l'osservatorio del lupo, è sempre, eccolo là un lupo, l'abbiamo già visto, avete visto bambini? Ah, ce n'è uno anche lì. Allora Cecilia, guardiamo il lupo che si sta avvicinando, cosa ci puoi dire del lupo? Allora, questi lupi, diciamo che si è creato un bel branco, sono arrivati, le prime lupe sono arrivate nel 2010, poi nel 2014 è arrivato il maschio, perché noi abbiamo bisogno di un maschio alfa, si dice, quindi un capo. Avevamo la femmina alfa, il maschio alfa, e nel 2015 è nata la loro prima figlia Maya. E l'anno successivo hanno fatto una bella cucciolata di 8 cuccioli, di 8 lupetti, e ora si è creato questo bel clima fra loro, questo bel branco, bello forte, e quindi... Quali sono le abitudini del lupo? Anche la domanda è importante, visto che il lupo si sta riposizionando nella nostra zona. Beh, il lupo non è pericoloso per noi, nel senso che non gli interessa attaccare l'uomo, quindi anche qui noi vediamo che è molto curioso, quindi studia, è attento, ovviamente è carnivoro e quindi caccerà gli animali, ciba di prede. Ovviamente, sì, quello sì, quindi saranno più gli agricoltori e i pastori che hanno più problematiche, però per noi assolutamente no. Bambini, c'è qualcuno che vuole fare una domanda sul lupo? Vieni, fatti vedere. Allora, vieni. Che domanda vuoi fare? Ma come si fa a distinguere un maschio e una femmina? Ma questo bambino è veramente intelligente, ha un futuro, eh? Come si fa a distinguere? Cerchiamo di non entrare nei particolari. Dettagli, esatto. Per non entrare nei dettagli possiamo dire che la femmina è un po' più piccolina del lupo. Magari ha anche i colori un po' più rossicci rispetto al maschio. Altre domande? Nessuno vuole sapere? Allora. Perché i lupi ululano? Perché i lupi ululano?
Allora, ci sono tanti motivi perché i lupi ululano. Domanda intelligente anche questa. Per esempio, qui da noi spesso li sentiamo ululare quando suonano le campane. Quindi loro sono infastiditi da questa cosa e li sentiamo ululare. Altrimenti, se fossero in natura, sarebbero per richiamare il branco, per richiamarli sull'attenzione, sul pericolo, cose così. Nessuno vuole sapere se il lupo è vero che ha mangiato Cappuccetto Rosso. Nessuno, non vi... Perché quanti sono i lupi? Qui da noi? Quanti sono i lupi? In totale adesso sono in 10. 10 lupi. Allora, ne manca uno per fare una squadra di calcio. Allora, le mamme non vogliono fare domande? Quanti maschi e quante femmine? Quanti maschi? Abbiamo 4 maschi e il resto femmine. 4 maschi e 6 femmine. Altre domande? Altre domande? Ci guardiamo i lupi? Ce li guardiamo? È interessante, vero? Sì. Molto interessante. Guardatevi i lupi, bambini, eh? Guardatevi i lupi, perché qui veramente li potete vedere a un centimetro di distanza, coperti da un vetro che naturalmente fa da sicurezza fra gli ospiti che vengono qui al Parco Faunistico Spermaggiore e gli animali, in questo caso i lupi. Venite bambini, venite mamme. E continua la visita qui al Parco Faunistico di Spormaggiore. Cecilia, dove ci porti adesso? Ora andiamo a vedere la fattoria didattica. Fattoria didattica. Cecilia, prima di raccontarci come naturalmente si vive la didattica in questa fattoria, ci dice una cosa molto importante, come la tecnologia riesce a essere utile per il lavoro dell'uomo con gli animali all'interno anche di una foresta, di un bosco. Ecco, appunto, noi qua siamo in questa fattoria didattica, appunto per la didattica, quindi noi vogliamo insegnare come poter tenere degli animali domestici al sicuro dagli animali esterni, dagli animali selvatici. Quindi noi proponiamo delle varie reti, le altezze giuste e soprattutto una rete elettrificata, quindi con la corrente, per poter distogliere gli animali dall'entrare. Il concetto è questo: si può lavorare a contatto con gli animali domestici, animali d'allevamento, anche all'interno di un bosco, grazie a degli accorgimenti, le reti, l'elettrificazione, senza avere paura, diciamo, delle incursioni dell'orso, del lupo o di altri animali. Esattamente. Poi per ogni animale c'è una loro attenzione speciale, quindi magari per i conigli e i criceti abbiamo fatto una casetta con una rete, per le galline hanno anche una loro casetta con il tetto e per le caprette e i pony hanno la loro stalla, quindi possono convivere anche tutti questi animali e all'esterno di questi appunto con le varie accortezze possono vivere tranquillamente nel bosco. Ecco, da come ci racconti la fattoria didattica, va bene l'orso, va bene il lupo, va bene la lince, ma poi qui i bambini, l'abbiamo visto, si scatenano. Esattamente, quindi anche noi, soprattutto quando vengono le scuole a trovarci, questo è il luogo in cui piace quasi di più, perché dopo aver visto gli animali dalle varie recinti, dai vari vetri, quindi non potendoli toccare, loro arrivano qua e possono toccare con mano l'animale, possono dargli da mangiare, possono vedere da vicino le loro abitudini e quindi è molto più coinvolgente per i bambini. Ma non solo per i bambini, vediamo anche le mamme, vediamo anche i papà che si fanno veramente coinvolgere, ci facciamo coinvolgere anche noi.
Siamo nella zona ristoro del Parco Faunistico di Spormaggiore, abbiamo fatto un giro, abbiamo evidenziato quali sono i motivi di interesse maggiori, ma ci sono tanti motivi per venire a fare una visita, per venire a conoscere la flora e soprattutto la fauna delle Alpi che qui all'interno in questo spazio racconta appunto la sua storia, le sue abitudini, le sue caratteristiche. Ma naturalmente per venire al parco qui bisogna conoscere le coordinate. Allora con il presidente Andrea Marcolla, allora sintetizziamo un po'. Il parco è aperto, gli orari, la pagina web, insomma le visite guidate, poi binomi con altre occasioni, perché dobbiamo sapere che qui a Spormaggiore il parco insiste in una zona che è una zona naturale, ci sono anche delle malghe da visitare. Qui insomma si respira l'aria alpina, le tradizioni, le abitudini di un popolo alpino che vuole riscoprire se stesso e riscoprire anche il mondo che gli sta attorno con gli animali e naturalmente con le piante. Bene, allora il parco faunistico è aperto tutti i giorni dal 1 di giugno al 30 di settembre, dalle 9.30 alle 18.30, fuori stagione nel mese di maggio e ottobre e novembre solo durante i weekend. Trovate tutte le informazioni sul sito internet www.parcofaunistico.tn.it e come diceva lei abbiamo delle collaborazioni con il Parco Naturale ad Abrenlo Brenta dove il visitatore può andare a scoprire la casa del Parco Orso situata appunto presso il Palazzo Storico Corte Franca Spormaggiore. Oltre all'ingresso al Parco Faunistico il visitatore può andare ad ammirare il Castel Belfort che si trova a soli 15 minuti dal parco. E che dire? E naturalmente ci si può anche riposare perché abbiamo fatto una bella passeggiata all'interno del parco e naturalmente mamme, bambini, famiglie poi al termine di questo interessante percorso didattico, culturale e naturalistico si possono sedere qui all'area ristoro e ritemperarsi un pochino. Esatto, noi abbiamo appunto creato questo nuovo ristoro dove il visitatore può trovare dei piatti freschi con i prodotti genuini della nostra terra, prodotti locali, dove le scolaresche possono venire a trovare riposo e con le nostre guide accompagnate lungo tutto il percorso e poi finire qui la loro passeggiata presso il punto Ristoro e Gadget. Allora, questo è uno dei tanti esempi che ci sono in Trentino di come il territorio dia voce alla sua identità, alle sue esigenze. Spormaggiore, un paese, lo ripetiamo, che dista circa 25 km da Trento, 700 metri sul livello del mare, affacciato sulla Val di Non, un paese che merita di essere visto, un paese che racconta se stesso, ma non solo, un paese che racconta il Trentino. E noi adesso ci ritempiamo un po'. Esatto, per tutti i bambini una bella merenda e una maglietta offerta dal parco. Una maglietta, ringraziamo Andrea Marcolla, il presidente, ringraziamo gli esperti, Maria Cecilia e Nicola, ma ringraziamo soprattutto voi per averci seguito e per avervi dato l'opportunità di conoscere un angolo importante del Trentino.